Santa di Maria, i marianisti. È dal 2001 che siamo qui in Albania. Ecco, qual è il nostro carisma? Il nostro carisma è l'educazione alla fede, però con tutti i mezzi. Il nostro fondatore pensava che c'è un modo mariano di vivere la Chiesa se imitiamo la Madonna, cioè la sua accoglienza calorosa, la sua attenzione ai poveri, l'essere attenti alle necessità della gente, ecco, vivere in comunità e lo spirito di famiglia sull'esempio della famiglia di Nazareth. Allora, le attività che svolgiamo sono varie, perché la nostra congregazione non si fossilizza, ecco, su un'unica attività. Gli stessi nostri vestiti, per esempio, sono quelli della borghesia del tempo, diciamo, della gente comune del tempo, e questo perché il nostro fondatore voleva stare all'interno della storia, della vita delle persone e animarla dall'interno, facendo i lavori che fanno anche loro. Allora, abbiamo iniziato con un centro giovanile vicino alla cattedrale per iniziare un tipo di educazione dei ragazzi, tipo oratorio, ecco. Poi, essendo gli spazi stati occupati, ecco, siamo andati in un altro luogo e lì abbiamo iniziato l'esperienza dei Rom. Poi abbiamo l'esperienza delle parrocchie, c'è Padre Jesus che lavora in modo molto, molto buono, molto, molto, molto incisivo nelle parrocchie di Manatí, di Gruc Manatí, di Chulège, eccetera. E poi abbiamo la tipografia che, ecco, del nostro fratello Damiano, che è venuto qua ultimamente, che si occupa lui. Sono presente dal secondo anno che sono presente qui a Lecce in comunità e ho sostituito fratello Davide, che moltissimi conoscono, il quale ha iniziato 8 anni fa l'esperienza della tipografia a servizio della chiesa locale di Lecce e anche un po' dell'altra chiesa. L'evangelizzazione è un campo molto ampio. Ecco, io penso che la tipografia, il lavoro nei mass media possa essere un piccolo contributo questo servizio di diffusione del Vangelo con i mezzi che oggi, mezzi più moderni che oggi abbiamo. Poi c'è anche l'esperienza della scolarizzazione dei bambini Rom, un'attività che si inserisce in questo. Sì, io credo che la nuova evangelizzazione nasca se noi riusciamo a spostare l'asse della nostra attività. Finora, diciamo francamente, noi si faceva una pastorale molto inquadrata, con gli schemi già belle fatti, si veniva qui con dei compiti prestabiliti. Forse la nuova immaginazione può nascere e nasce dall'incarnazione proprio di noi come congregazioni all'interno della vita, farsi accogliere, vivere insieme alla gente, sentirne i problemi, ecco, vedere, ecco, dove le beatitudini sono vissute anche prima che noi le annunciamo, no? Ecco, io credo che questa pastorale, chiamiamola così, della generatività, cioè che è diversa da quella un po', parola un po' forse pesante, ma patronale, per cui si dava tutto e si inquadrava tutto secondo le nostre logiche. Io sono Jesús Madinavetia, español, que llevo aquí en Albania 10 años y como sacerdote marianista, pues sostener la misión es sostener la comunidad marianista como en la función de sacerdote y me dedico después a las parroquias en este momento de Manatí y de Chulège, y la capilla o la iglesia de Gruc Manatí. Y la función de sacerdote, pues todos sabemos en qué consiste. La evangelización creo que es la eterna evangelización, porque no creo que se pueda decir que se ha evangelizado un pueblo porque una generación sea, sino que es una realidad constante. Por tanto, entre la nueva y la evangelización es pura y simplemente para mí evangelización.
evangelizar no es meter unos ritos, unos sacramentos, porque en este momento creo que debemos evangelizar hasta los sacramentos, porque se bautiza y se crésima y se hacen sacramentos y no sé hasta qué punto realmente viviendo el Evangelio, conociendo o sintiendo el Evangelio. Pero eso no creo que sea actual solo. A lo largo de toda la historia habrá sido algo parecido. Questa è la prima classe, sono tanti, hanno anche una brava insegnante, ecco, e vengono qui per prepararsi per andare a scuola il pomeriggio, perché tutti i nostri bambini vanno alla scuola statale, la scuola di tutti, ecco. Però noi gli diamo una mano per cercare di, così, di imparare meglio, di istruirsi meglio, di avere più voglia. Mi è piaciuto il quartiere Roma. C'era stata un'alluvione, molta acqua dappertutto, e noi allora, con su invito della Caritas, abbiamo preparato i pranzi e le cene per tutte le famiglie rom che avevano la loro baracca allagata. Da lì è nata un'amicizia, erano sempre baruffe, problemi, eccetera. Lentamente, ecco, siamo diventati tutti amici. E abbiamo iniziato a fare dei corsi per insegnare a leggere e a scrivere, ma ci siamo detti, ma perché non iscriverli alla prima classe perché facciano come gli altri bambini tutto il percorso scolastico? E da lì è nata l'iniziativa. Prima classe, seconda classe, terza classe, per esempio c'è Eno, ecco, vede quel ragazzo là in fondo? Eno. Ecco. Lui ancora non l'accettano a scuola perché ha dei problemi. Vazhdimisht, edhe fëmijë, edhe familjar, janë shumë të kënaqur për punën që ai ka bërë me komunitetin e tij. Këto janë nxënës me dobësi, po ne ju qëndrojmë gjithmonë atë. Unë mësoj në qendrën Shqitja Marie dhe jam nxënës e klasë 5 në shkollën e Lëviçardës Fishta. Në qendrën tonë mësojnë 170 fëmije, që të cilët këto fëmijë po shkojnë në shkollë po largohen nga rruga. Dhe tani dua të falenderoj zotin Luciano Levri dhe me profesor Oksanimin dhe të gjithë mësueset. Faleminderit. Bravo. Një unë si bashkëpunëtori zotit Luciano, drejtori qendrës Shqetja Marilesh, i cili në këtë vit jubilar është 10 vjetori i themelimit të kësaj qendre, të cilët këtu duhet të them në rastin historik se që nga viti 2002, të cilën filluam me 10.000 dhe tani në vitin 2012 që kemi 175 nxënës nga klasa parë deri në klasën e 9, të cilët janë dhe përfaqësojnë dy komunitete, të cilët janë komuniteti rom egjiptian dhe shtresat e varfëra në majoritet. Këto fëmijë, të cilën sot që vazhdojnë shkollën këtu, është falë gjithë punës të qendrës në ndrejtimin e fratello Lucianës, i cili ka ditur dhe vazhdojnë të ndihmojnë këto shtresa, dhe të gjithë fëmijët sot po tush janë të kënaqur dhe familjet e tyre. Është bërë një punë jashtë zgjonisht e mirë në kuptimin që asnjë fëmijë sot në qytetin historik Lesh nuk është në rrugë duke lypër e tjera. Sepse këtu ato janë angazhuar dhe vazhdojnë të mësojnë madje edhe mjaft mirë. Qendra Shqetja Marie Lesh ka një staf mësuesi shumë të përgatitur, të cilët punojnë me përkushtim dhe njëkohësisht edhe rezultatet kanë ardhur.